Kate Middleton e Re Carlo, il principe William in lacrime, rompe il silenzio. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Il principe William ha fatto un'eccezionale apparizione alla 77esima edizione dei prestigiosi BAFTA Awards. Gli ambiti premi assegnati annualmente dalla British Academy of Film and Television Arts ai migliori film dell'anno. Ma c'era qualcosa di diverso quest'anno. Il principe era solo, senza la sua consorte, l'affascinante Kate Middleton. A Kate, purtroppo, è stato assolutamente vietato dai medici di partecipare all'evento ed è stata obbligata a rimanere a casa per continuare le cure per il suo percorso di guarigione. Dopo il tanto discusso intervento chirurgico all'addome avvenuto un mese fa. È stata una serata di straordinario splendore, ma William era visibilmente assorto nei suoi pensieri, rivelando la sua preoccupazione per la salute della sua amata. «Kate ama i BAFTA tanto quanto me», ha confidato il principe con una nota di tristezza nel tono. «Tutti i film che guardo, li vediamo insieme. È una tradizione che non vorrei mai perdere». Eppure, nonostante il suo impegno per l'evento, si poteva percepire una nota di disorientamento nel principe, come se avesse altri pensieri a tormentarlo. Mentre si accingeva a prendere posto tra il pubblico, il futuro re si è lasciato sfuggire qualche parola sul padre, il principe Carlo, recentemente colpito da una diagnosi di cancro. «È una situazione difficile», ha ammesso con onestà. «Kate e io stiamo facendo del nostro meglio per affrontare questo momento insieme»,